Ciao, sono Carlo. Oggi ti spiego come suonare questo riff in double thumb. Innanzitutto, questo riff, come anche molti altri, è contenuto nel mio metodo didattico ebook sul double thumb. Potete trovare ogni informazione sul mio sito www.carlochirio.com. Bisogna fare una distinzione tra lo slap tradizionale e lo slap in double thumb. Nello slap tradizionale colpisco la corda in questo modo, come una frusta dall'alto verso il basso sulla corda, mentre nel double thumb invece devo colpire la corda andandomi ad appoggiare sulla corda sotto. Questo è molto importante. E poi c'è un secondo movimento, l'up, che viene in su. Si chiamerà D, quindi verrà siglato come D, down, il pollice in giù, e come up, il pollice in su, mentre lo slap tradizionale è thumb con la T. In questo esercizio verranno miscelate le due tecniche, una cosa molto, molto comune. Questo è un esercizio, diciamo, abbastanza avanzato. Chiaramente nel mio metodo sul double thumb tutto questo verrà affrontato in maniera graduale, una tecnica per volta, pian pianino. Mi a vuoto in down, poi verrà stoppata la corda con un hammer con la mano sinistra e poi strappato, diciamo, con l'up, con il pollice però. Quindi verrà fatto movimento down, hammer, nota morta, e poi uno strappato, nota morta, sempre col pollice. Andando avanti, nota morta in down, poi in up, suono re con hammer sul mi. Se ci esercitiamo soltanto su questi due quarti, verrà fuori una cosa del genere, lento. Morta, 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 up con l'hammer. Esercitatevi pian pianino, sempre più veloce. In questo modo io faccio le dead note, ma in ogni maniera possibile, perché la prima viene fatta con un hammer, la seconda con il pollice in su, la terza con lo strappato e la quarta con un pollice in giù. Questo darà quattro timbri diversi e mi permetterà di farlo in velocità. Sono andato avanti, ho concluso la battuta. Sul terzo quarto abbiamo un quattro sedicesimi di pollice tradizionale strappato, pollice strappato. Un, due, tre, quattro. E poi prosegue così. Con in down, la, che va in hammer on a si, up, che fa una nota morta, e uno strappato. Tutta la prima battuta lenta. E poi riparte, simile alla prima. Quindi all'inizio è uguale, poi anziché andare a fare il re mi vado a fare sol la, quindi proseguendo terzo quarto e quarto quarto fa step tradizionale morta morta in down re che fa un hammer sul mi. In up, poi corda vuoto di sol strappata e poi un hammer sul mi. Quindi io strappo la corda di sol e poi vado a fare un hammer con il mignolo o l'anulare sul mi della corda di la, tasto 7. La seconda battuta esce così. Adesso fare tutte e due battute insieme lente.
anche con una batteria. Grazie per aver visto questo video, spero di esserti stato utile, condividilo, metti un mi piace o metti un commento, aiutami a far crescere il canale. Grazie ancora e buona musica.